Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle carissimi, oggi tutta la famiglia francescana celebra la festa dell'impressione delle stimmate del serafico Padre San Francesco. Il poverello d'Assisi era considerato un alter Christus. E allora questa sera vogliamo guardare a Padre Pio, la cui stigmatizzazione commemoreremo fra qualche giorno, il 20 settembre, come ad un degno figlio del serafico Padre. Ascoltiamo allora con devozione la parola di Dio e il desiderio di fedele sequela Christi di Padre Pio che coglieremo attraverso le sue parole in una lettera a Nina Campanile. Dal Vangelo secondo Luca. Il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi». Da una lettera di Padre Pio a Nina Campanile. Aiutami tu pure, so che Gesù ti vuole tanto bene e lo meriti. Dunque parlagli per me, che mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere di esempio ai miei confratelli, in modo che il fervore continui sempre e si accresca sempre più in me, da far di me un perfetto cappuccino. Insieme recitiamo la giaculatoria. O glorioso San Pio, tu che sei stato un degno figlio del serafico Padre San Francesco, aiuta anche noi ad osservare fedelmente il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Corpo della Chiesa.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi per la sua intercessione che, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. San Pio da Pietrelcina. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.